Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi andremo a guardare cosa succede ad un video dal punto di vista della qualità quando viene caricato su YouTube, perché spesso se ne parla, soprattutto quando magari si devono vedere dal punto di vista della qualità video delle fotocamere, magari dei droni o magari anche di una action cam piuttosto che di una fotocamera, di uno smartphone. Spesso comunque YouTube non ci dà la reale qualità che noi siamo andati a caricare su YouTube, appunto. Quindi adesso volevo farvi vedere cosa succede quando noi andiamo a caricare un video sul nostro canale. Quindi adesso facciamo una prova, andrò a scaricare uno dei miei video che ho caricato su YouTube e poi faremo un'analisi per vederlo confrontato con il video prima che venisse caricato su YouTube, cioè con la versione se vogliamo originale, cioè quella che ho io nel PC prima che l'andassi a caricare su YouTube. Quindi allora, per prima cosa andiamo a fare? Andiamo a scaricare il video. Quindi vado nel mio canale YouTube, vado a selezionare il link del video che voglio salvare nel mio PC, quindi salvo il link. A questo punto vado a scaricare il video. Ecco, qua ci fa l'analisi, ci dà la possibilità di scaricare il video in vari formati ovviamente e in varie risoluzioni. Allora, lasciando un'ultra alta definizione 4K, andremo a scaricare il formato massimo che ha YouTube caricato diciamo nel suo server, quindi il massimo della qualità video che io ho caricato sul server del mio canale. Allora, a questo punto quindi selezioniamo ultra alta definizione 4K, andiamo a fare download. A questo punto parte il download del video. Una volta terminato il download, ci troviamo il file scaricato da YouTube. Quindi vedete che io qua adesso ho il file, quello originale che ho caricato io, che sarebbe questo Filmic Camera MP4, o questo che è Camera Filmic 8, che sarebbe il video che ho appena scaricato da YouTube. Quindi a questo punto proviamo a fare un'analisi di questi due video. Allora, facciamo prima l'analisi del file originale, cioè quello che io ho inviato a YouTube. Quindi facciamo l'analisi del video e cosa vediamo? Vediamo soprattutto il bitrate. Allora, vediamo che il video che ho caricato io aveva un bitrate totale di 28,9 megabit per secondo, ok? E le dimensioni del file, se noi adesso andiamo a vederle, vedete che era 1,61 giga, cioè il file che io ho inviato a YouTube era di 1,61 giga e aveva un bitrate totale di 28,9. Il bitrate, sapete che più aumentiamo il bitrate più diciamo la qualità video aumenta, perché i dati sono maggiori, quindi più dati più definizione, più qualità, ok? Però allo stesso tempo aumenta anche poi la dimensione del video, perché più aumentiamo il bitrate più il video diventa di dimensioni gigantesche. Io cerco sempre, in base al video che vado a caricare, di tenere un bitrate che mi permette di avere comunque diciamo una dimensione del file accettabile, perché avendo comunque una rete internet abbastanza lenta qui dove abito io, non posso permettermi di avere dei file da caricare da 5 o 6 giga, perché altrimenti ci metterei tipo due giorni a caricare un video, quindi diventa veramente improponibile. Allora cerco di mediare, nel senso, in base al tipo anche di video che vado a caricare, di aumentare o meno il bitrate con cui io vado a diciamo salvare il file quando lo sto, dopo che l'ho editato salvo il file con un bitrate che ritengo idoneo per quel tipo di video. Dopo ovviamente il bitrate non è che fa diciamo solo lui la qualità del video, perché ovviamente potremmo avere un bitrate alto però la fotocamera che abbiamo usato scadente, e ovviamente poi la qualità dipende anche dalla qualità della fotocamera. Però se ovviamente se abbiamo una qualità della fotocamera buona, il bitrate migliorerà ulteriormente in base a quanto noi abbiamo la foto. Potremmo avere una fotocamera che registra 100 megabit per secondo, per dire, quindi una qualità altissima, ma magari con un obiettivo scadente o comunque con un sensore scadente, quindi una fotocamera che potrebbe avere un megabit alto, magari una qualità video comunque alla fine non è eccellente. Mentre
Io ho registrato quindi questo video registrato con l'Osmo Pocket e poi con il Filmic sotto, quindi con due prodotti che hanno comunque una qualità video più che buona. Ovviamente dopo l'editing il bitrate l'ho dovuto abbassare, perché altrimenti mi troverei veramente un file da 10 giga che non caricherei mai più su un canale, perché praticamente uscirebbe un video ogni 15 giorni, perché è il tempo che ci metterebbe a caricarsi su YouTube. Poi dopo, in base al tipo di video che vado a caricare, magari aumento il bitrate, nel senso che magari se faccio un cinematic video lì allora esagero un po' di più con il bitrate, perché comunque mi piace vedere una qualità video alta anche su YouTube. Però c'è sempre un limite. YouTube diciamo non predilige bitrate alti, anzi predilige bitrate abbastanza scarsi, perché comunque poi ulteriormente lo va ad abbassare YouTube. Infatti adesso, se noi andiamo a guardare, se io adesso vado a caricare, quindi vedete, questi sono i dati del file che io ho caricato su YouTube. A questo punto, se io vado a prendere il file che ho appena scaricato dal mio canale in qualità 4K, avete visto quindi la risoluzione massima che ha YouTube disponibile per il mio video, e lo vado ad analizzare, ecco, vedete che il bitrate è diventato di 15,3. Praticamente cosa è successo? Il bitrate è dimezzato. Poi è sempre un video in 4K, perché vedete che qua sotto 3840x2160. Dal punto di vista 29,970 fps, praticamente è sempre un 4K, però con un bitrate più basso. Ovviamente non sono gli unici parametri che va a variare YouTube, però diciamo questi influiscono abbastanza se uno vuole proprio fare un'analisi di un video e vederlo proprio dal punto di vista della qualità, magari di dire cavoli, la qualità è esagerata o meno. Su YouTube ovviamente è impossibile in realtà valutare appieno, anche perché se andiamo a vedere le dimensioni del video, vedete che è diventato di 856 mega il video che ho scaricato adesso dal mio canale di YouTube, mentre quando io l'ho caricato, il video originale che avevo importato su YouTube, o meglio esportato su YouTube, è di 1,61, praticamente è diventato la metà. Praticamente YouTube ha caricato una versione diciamo sempre in 4K, perché io gliel'ho inviato in 4K, però con delle caratteristiche più scarse per diminuire i mega. Però se si carica un video con una diciamo con un bitrate non altissimo, anche se YouTube lo va a abbassare, la qualità rimane comunque decente. Peggiora drasticamente, o meglio, si va a peggiorare maggiormente se carichiamo un video con un bitrate altissimo, poi YouTube ce lo va a battere in maniera esagerata, quindi la qualità diciamo diventa ancora più scarsa, nel senso che talmente la compressione di YouTube si va a sentire su un video che magari è molto pesante, la compressione di YouTube diventa ancora più importante per andare diciamo a limitare lo spazio sui suoi server. E a quel punto qua, paradossalmente, il video si distrugge ancora di più. Faccia rimanere in una qualità più che accettabile i video che andiamo a caricare. In più io c'ho pure il problema della linea internet, che è comunque, sarebbe comunque per me improponibile caricare video di dimensioni assurde dal punto di vista della qualità, perché un conto se il video è grosso di dimensioni perché è lungo il... A parte che sembra che sto parlando di qualcosa di... Perché un conto se il file è di dimensioni importanti perché è diciamo lungo come durata, mentre se è diciamo grosso di dimensioni il file perché è stato caricato con un diciamo un bitrate alto e con una compressione bassa, a quel punto YouTube distrugge il video, e lo distrugge in maniera importante. Però è un problema che io non ho, di voler caricare video di dimensioni assurdissime, perché tanto la mia linea internet non me lo permette. Però magari nel 2030 ci avrò una linea internet che è qua anche dove abito io, viaggerà da paura, ma adesso c'è una linea abbastanza schifosetta. Quindi ragazzi,
Questo era solo per farvi vedere come comunque tanti video che vengono caricati su YouTube, o meglio, la maggior parte dei video che andiamo a vedere su YouTube probabilmente non rendono quello che è la vera performance o la vera qualità di una fotocamera, che sia quella di un drone, che sia quella di un cellulare o quella di una reflex, piuttosto che, perché comunque YouTube va veramente a distruggere il video. Avete visto come solo di ingombro è diventato la metà. Da 1,6 giga è diventato 800 mega, quindi potete immaginare. Ovviamente YouTube lo deve fare anche per un discorso di spazio dei suoi server, perché sennò veramente, se tutti caricassero video con un ingombro assurdo e YouTube li caricasse così come vengono mandati, probabilmente ci sarebbe un ingombro assurdo nei server di YouTube. Quindi ragazzi, questo era appunto per farvi capire questo, quello che succede ad un video. Ovviamente io l'ho fatta in maniera molto semplice, poi è molto più complesso dal punto di vista, perché poi lavoro anche sui fotogrammi, cioè l'algoritmo di YouTube non è così semplificato, però giusto per farvi capire le cose basi, cosa succede ad un video dal punto di vista delle bitrate, che comunque è una cosa importante dal punto di vista della qualità, perché quando noi guardiamo una fotocamera e andiamo a sceglierla, diciamo a cavolo, c'ha 100 megabit per secondo di bitrate, o ne ha 50 o ne ha 80, cioè comunque è un dettaglio importante dal punto di vista della qualità, e ovviamente di conseguenza, aumentando e diminuendo il bitrate, andiamo ad ingrandire o diminuire le dimensioni del file. E poi YouTube lavora sui fotogrammi, va ad eliminare dei fotogrammi che l'algoritmo ogni tot fotogrammi ne toglie qualcuno, cioè tutto per tentare di dare più compressione ai file che lui va a caricare nel proprio server. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere cosa succede più o meno a grandi linee ad un video caricato su YouTube vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, e ciao!